Buongiorno a Luca Passarella, definiamolo responsabile dell'operazione Brasilia all'interno del gruppo Bianchi. Allora Passarella, innanzitutto cos'è questo gruppo Bianchi, che è un gruppo peraltro noto nel settore vending, un po' meno per quanto riguarda le macchine professionali per espresso? Sì, bene, io innanzitutto buongiorno, mi presento, sono appunto Luca Passarella, direttore commerciale di gruppo di Bianchi Industry. Cos'è Bianchi Industry? Bianchi Industry è una nuova azienda che nasce da Bianchi Vending. L'investimento che è stato fatto in questi giorni è legato alla volontà di Bianchi Vending di entrare nel mondo del caffè, non solo dal cosiddetto lato B, il mondo povero delle macchine del vending. In realtà la nostra. Insomma, a sentire Confida non è propriamente un lato povero. È verissimo, infatti è un settore molto È un modo di nobile. dire. Esatto. Tutti hanno la tendenza a parlare molto male delle macchinette, ma in realtà è un settore molto ben strutturato, con molte complessità, molto ben gestite dai nostri operatori e dai Da questo produttori. settore vending è uscito questo interesse Esatto. per, lei direbbe, per un ramo nobile del settore caffè, le Esatto, macchine. per un ramo nobilissimo del settore caffè, le macchine professionali. In realtà è un interesse che Bianchi aveva già avuto in passato, nel senso che nel 2006, attraverso l'acquisizione di GEM, ex Futurema, avevano già comunque intrapreso questo percorso. Poi Bianchi ha avuto alcune peripezie, nel senso che è passata per un fondo di investimento che ha deciso di non investire nel canale delle macchine tradizionali. Nel frattempo le cose, insomma, non sono andate come dovevano andare e la prima proprietà di Bianchi, la famiglia Trapletti, ha deciso di riacquistare l'azienda e di ripartire con un nuovo circolo. In coincidenza con questo rientro della famiglia Trapletti in Bianchi Industries, c'è stato questo interesse per la Brasilia. Come è nato e quando è nato? Un po' di storia. Esatto, ma diciamo che è nato praticamente subito con l'acquisizione di Bianchi nel 2014, nel senso che c'era questo progetto Futurema GEM che era lì fermo e sul quale la famiglia credeva molto. Quindi cosa abbiamo deciso di fare? Innanzitutto siamo partiti con la progettazione di una macchina nuova. Eravamo però consapevoli che questo potesse non bastare, perché è vero che noi abbiamo delle tecnologie molto buone derivanti dal vending, tutto ciò che ha a che fare con l'elettronica, con il controllo remoto della macchina, ma questo non era sufficiente. Avevamo bisogno di dare un po' di sostanza. Per dare un po' di sostanza ci serviva sicuramente una gamma più ampia ed un marchio più importante. Per questo motivo abbiamo deciso di cercare sul mercato qualcosa che potesse E vi aiutarci. siete incontrati con il marchio Brasilia che da 3 anni aspettava in fondo un magazzino. Esatto. Siamo molto stupiti del fatto che non ci fosse un interesse per questo marchio, perché è sicuramente un marchio nobile nelle macchine da caffè. Beh, avrà visto in questi giorni qui a Aosta il grande interesse che suscita. Sì, no, devo dire che l'abbiamo visto, nel senso che sono dei giorni in cui siamo ostaggio dei clienti sullo stand e tutti sono molto interessati innanzitutto sulle macchine che già c'erano, ma anche su questa integrazione, che ci porterà sicuramente ad avere un prodotto innovativo. Ecco, prodotto innovativo, Passarella, i giochi sono tutti da fare, ci ha raccontato per sommi capi la storia, ma adesso bisogna parlare del futuro. Che succede adesso del marchio Brasilia? Esatto, adesso noi abbiamo acquisito l'azienda o meglio, abbiamo acquisito marchio e brevetti da una quindicina di giorni. Oggi dovremo Che è niente. Che è niente. E siamo già pronti con una fiera con delle macchine, della Un storia, delle miracolo? macchine nuove. Diciamo tanta buona volontà, è una squadra veramente fortissima, una squadra motivatissima e molto ben preparata. Beh, nel settore macchine per espresso, lei lo saprà o l'ha scoperto recentemente, il time to market è notoriamente molto lungo. Voi in 15 Esatto. giorni avete costruito delle macchine. Sì, in realtà eravamo partiti, Certo. dobbiamo essere onesti, non abbiamo fatto tutto in 15 giorni, eravamo partiti un po' prima, anche se non avevamo Brasilia tra le nostre mani, ma sicuramente, i nostri tempi di reazione, visto e considerato che
siamo ripartiti con Bianchi Vending solo a luglio dell'anno scorso e ad oggi abbiamo una gamma completamente rinnovata, non abbiamo più un modello della vecchia gamma in produzione, ma abbiamo tutti i modelli rifatti, stiamo parlando di più di 10 macchine, questo significa che la nostra propensione al time to market è sicuramente di velocità e non di attesa. Siete un'azienda di vending, praticamente avete schiacciato il bottone e sono scese le macchine. Più o meno. E adesso cosa succede? Adesso quello che succede è che innanzitutto dobbiamo mettere in piedi tutte le linee di produzione. Avevamo già una linea di produzione sulle quali producevamo i pochi modelli che abbiamo in gamma, ma sicuramente questa linea è sottodimensionata per i nostri piani futuri, che sono molto molto ambiziosi. Molto ambiziosi, 7 modelli. 7 modelli e l'anno prossimo ci auguriamo insomma di vendere qualche migliaio di macchine. Diciamo che oggi stiamo facendo degli investimenti molto pesanti sia in ricerca e sviluppo che in fabbrica, abbiamo acquistato nuovi robot, abbiamo acquistato nuove macchine, nuove linee di produzione per essere